Andrea Michelori, in realtà due canestri tuoi a Pesa sono stati praticamente decisivi, il tap-in e gli ultimi liberi nella finale. E quindi a Pesaro è stata una bella prova, una bella partita. Sicuramente contento, soddisfatto perché abbiamo portato due punti. Si poteva chiudere la partita prima, non siamo riusciti, comunque l'importante è che sono arrivati due punti. Speriamo che questa partita ci serva da lezione per la prossima partita, in modo tale che non ripetiamo più gli errori che abbiamo fatto. Sì, infatti Casetta aveva parecchi punti di vantaggio, c'è stato quel blackout nel terzo quarto che ha dato la possibilità poi a loro di credere nel recupero. Sì, la sensazione di giocare meglio e di essere sempre migliori di loro l'abbiamo, cioè io almeno l'ho avuta per tutta la partita, però loro hanno messo un po' di fisicità e noi abbiamo preso un po' di paura di vincere, forse ci ha messo un po' in difficoltà e niente, da questa partita cercheremo di trarre delle conclusioni positive, quindi qualcosa che ci possa aiutare per non ripetere lo stesso errore. Certo, adesso domenica arriva a Milano, è una storica sfida tra l'asse Caserta Milano, domenica Milano ha vinto contro Varese, come vedi questo match? Ma intanto dico che sono sempre due punti. Certo, con una grande squadra come Milano c'è una grande rivalità, quindi una vittoria sarebbe ben gradita. Però alla fine sono sempre due punti che dobbiamo portarci a casa per, prima di tutto, non dimentichiamoci di raggiungere la salvezza e poi i conti li faremo andando avanti col campionato. Vogliamo vincere questa partita per noi, per la gente che comunque si sta appassionando al nostro gruppo e speriamo di... sicuramente metteremo tutto quello che abbiamo. Certo, due giornate, adesso arriva la terza, un piccolo screening a questo campionato, come lo vedi? Ma è un po' presto, penso che sia un campionato equilibrato, senza dubbio, dove per ora le squadre che hanno giocato in casa hanno più o meno sempre mantenuto il fattore campo, più o meno, diciamo. Quindi le differenze, diciamo, di livello tra una squadra e l'altra, ripeto, secondo me sono ancora livellate. Poi magari col campionato andando avanti le squadre migliorano e sicuramente le squadre più attrezzate, così più corazzate, solo il tempo potrà che aiutarli. Comunque noi abbiamo anche noi un buon potenziale, un buon margine di miglioramento, quindi lavoriamo duro perché dobbiamo ancora fare tanto. Grazie Andrea. Prego, ciao.